Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul terremoto, accelerare di fronte a una situazione difficile, evitare il crearsi di strozzature burocratiche, prevenirle se possibile. Lo facciamo con misure che sono riassumibili grosso modo in tre grandi capitoli. In primo luogo semplificazione e velocizzazione procedurale per quel che riguarda alloggi temporanei, opere di urbanizzazione primaria, rimozione delle macerie, stalle. In secondo luogo misure di semplificazione per quanto riguarda le modalità per realizzare le nuove scuole, le 21 che sono già programmate e altre. È una nostra priorità. Un gruppo di misure che sono invece indirizzate direttamente ai cittadini residenti nell'area colpita. Stiamo parlando della cassa integrazione, stiamo parlando della cosiddetta busta paga pesante, stiamo parlando della introduzione anticipata rispetto a norme che, come sapete, sono in discussione con una legge delega al Senato di norme a favore della povertà. Stiamo parlando di meccanismi di sospensione del pagamento dei tributi e di agevolazione fiscale. Infine c'è un gruppo di misure di sostegno alle imprese e ai sistemi produttivi. Nella dotazione di questo decreto? Sinceramente non abbiamo, almeno credo, un conto esatto dell'ammontare delle risorse coinvolte. Abbiamo lavorato, sono risorse molto molto consistenti, di diverse centinaia di milioni.